Italia che l'Europa per una quota che gira intorno al 40%. Del circuito SWIFT, infatti, fa parte anche la Gazprom Bank, con cui compriamo gas e petrolio. Inoltre, sta crescendo CIPS, il sistema interbancario cinese, e il blocco potrebbe consegnare le transazioni russe nelle mani della Cina, pronta ad accoglierla a braccia aperte. Ma non è l'unico risvolto. Potrebbe portare problematiche anche sugli istituti italiani. Basti vedere cosa è successo questa settimana in borsa con i principali e le principali banche italiane che hanno sofferto, proprio data la situazione. In questo contesto, le principali vittime sarebbero le banche europee, che, contestualmente alla situazione, hanno miliardi di crediti verso molteplici istituti russi.